Open, il trader Joels. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, che già è alle prese con uno zombie. E vi ricordavo che stiamo andando dal trader. Il trader è qui, l'abbiamo trovato. Ok, prendiamo altra acqua. Siamo pieni come un uovo, guardate. Mamma, che spavento. Che spavento, che spavento. Allora, ci siamo, ragazzi. Questa è, non è la casa del trader, è una fortezza vera e propria. Ho sentito che ci chiamavano. Guardate questo paraculo, come... come se... Ehi, quest completa! Hai trovato praticamente il trader. Che bello, ragazzi. Guardate qui, si entra. Guardate qui, che bello. Open. Il trader Joels. Full no money back. Guarni. Ma cos'è? Ma lui ci sento gli zombie. Ma non è che... No. Si apre, ragazzi. Ci chiediamo... Fantastico, che cancellone che c'ha questo tipo. Ehi, trader! Ti ho trovato finalmente. Qui che c'è? Ah, una macchinetta. Che bella sta postazione. Da qui tra l'altro si vede tutto. Solo che lo vedo disabitato, ma sicuro che c'è il trader qui. Guardate questo, che bello, che si è fatto una fortezza strafiga. Io mi trasferirei qua con lui. Non credo sia una buona idea, la nostra prigione secondo me è più sicura di questa, però... Allora, benissimo, allora, ma io sento zombie che arrivano. Ma arrivano comunque, quindi attaccheranno anche questo posto. Oh, guardate qua, è incredibile, il primo sopravvissuto in assoluto che abbiamo trovato. E qui, signore e signori, davanti a noi, Joel, che è fighissimo tra l'altro. Cazzo, sembra Elentil. Benissimo, parla con il nostro telefono. Ciao amico. Benissimo. Oh, vende dei proiettili. Vende dei proiettili. Iron Forge. Vende un sacco di roba, ragazzi. Pezzi di pistola. E 2000. Ma questo costo qui, che cos'è? Ah, ma è nei vari slot. Minchia, ma vende un botto di roba, ragazzi, eh. Che meraviglia, ragazzi. Io direi proiettili a palla comprerei. Io non so se possiamo permettercelo. Abbiamo uno slot libero, ma possiamo anche vendere noi? C'è tanta roba da mangiare. Grasso, carne. Che meraviglia. Addirittura un frigorifero vende. Un frigobar. Che roba strana. Ah, quindi potremmo vendere anche degli armadietti, vende la flashlight. Mamma mia, quanto costa sta flashlight? 2000 di... Coso? Porca miseria. Che bello vedere dei prezzi. Qui dobbiamo ragionarci. Degli occhiali, 400... Beh, costa 2000 il mio... Ma io posso vendere... Scusa, se... Lo posso vendere questo. Quanto ve lo fa? Io quasi quasi lo vendo. Solo non riesco a capire... lo vendo, ma... Ma $400 questo coso. E io lo vendo sicuro. Davvero $400. Prezzo base. Io veramente questa roba. Nitrato 48. Ah, questo forse è il prezzo. No, 48 la quantità. 10 di ogni coso. Vabbè, vendiamo. Sì. Che figata. Ah, 10 pezzi. Questi qua potremmo. Pezzi di $750. Non ci credo. No, ma non li vende a 750. Questi che sono? Dei money? Prezzo base. Non capisco dov'è il prezzo, ragazzi. Ah, no, qui, ecco, shell price. Ragazzi, scusate, uno. Ma costa un cazzo, vi vende i dollari così. 4 a unità. No, no, allora, questo pezzo qui, $90. Ma sì, vendiamo sta roba. Questi pezzi di merda, $82. 82, sto facendo un sacco di soldi, ragazzi. $190 i pezzi, avevate ragione, li vende $106. Buono, dai, ci vendiamo tutta sta robaccia che non ce ne facciamo niente di sti pezzi. Vai, via. Le pistole, quanto vi è una pistola sana? $433, vai, chi se ne frega, io ne ho una marea. Prendi, prendi, $400. Mamma mia, $2000! $2000, non so che cazzo possiamo comprare adesso. Il ferro a quanto lo vende? 2, pochissimo. L'iron grezzo, niente proprio. Queste pasticche, sì, le vendo $23 l'una. Buono, il caffè
niente, non gli piace il caffè. Questa roba qui, io quasi quasi le birre, mo gli vendo tutte le birre a questo. 298 dollari, ma via delle ste birre di merda, via, grande. Grandi, abbiamo venduto un botto di roba, ragazzi. Questo non c'è, alcune cose non le vende al prezzo di... Abbiamo 2000 dollari, ragazzi, 2000 dollari, io vorrei una mega arma, non so. Questo cos'è? Non me ne frega niente di questa roba qui. 90 proiettili, ma stiamo scherzando? Ah no, 4000 dollari per avere 90. Oh, costa un botto allora, eh. Era giusto per capire, dei Rocket Lance non ha niente. Delle pistole, tra l'altro quelle che ho vendute io, fighissimo. E questo cos'è? Una cassaforte? Secret Stash. Oh cazzo! Mamma mia! Possiamo comprare un fucile! Cioè, se avevamo i soldi. Sniper! 12.000, ma guarda che figata, ragazzi, una maschera antigas. 1700 dollari, no, è troppo figa la maschera antigas, è veramente fantastica. Il visore notturno, ce lo vendiamo, vaffanculo. L'elmetto 6.000 dollari, cioè, ma costa tutto un botto. Un 49 dollari ogni pezzo, ma è un'assurdità, ragazzi, questo è fuori di cotenna. Che bello il fucile a pompa, raga. Potremmo prendere il cazzo del visore notturno e venderlo. Per poi comprare più qualcosa, ragazzi. Comprare. Ma anche solo l'elmetto qui, che era fighissimo. Era super raro. Quanta bella di repair kit. Così possiamo aggiustare la nostra pistola, secondo me. La portiamo a livello. Fucili da cecchino, 54 dollari l'uno, quanto sarebbe? 700 dollari, 14. Tutti qua, solo 14 ne ha, potremmo venderli tutti. Vediamo il visore notturno. Perché a me. Che simpatico che parla pure. Scusate, ragazzi, sono esaltatissimo. Allora, vediamo un po' se. Io sto coso te lo vendo perché veramente è una merda. A me non piace. Quanto me lo dà? Quanto me lo fai? 400 dollari, ma prenditelo tranquillamente, non lo voglio vedere. 2900 dollari. 2900 dollari, ragazzi. 90 colpi. No, 4000. No, costa veramente tanto la roba. Non mi aspettavo che avesse questi prezzi. Però è giusto che sia così, perché è una figata. Dobbiamo decidere cosa comprare, ragazzi. Sono veramente indeciso. Guardate la vecchia, bellissima palestra. La nostra bellissima palestra. Ce la facciamo a comprarla? E no, a questo punto, ragazzi, la nostra fida palestra, direi proprio ce la portiamo a casa. 1200 dollari. Ne possiamo prendere una. E 595 di danno. Cioè, una mostruosità. Io la compro. La compro. Abbiamo 2900 dollari. Poi forse possiamo comprare anche altro. No, la compro. È bellissima, ragazzi, la nostra fida balestra. Tante avventure abbiamo fatto con sta balestra. Che poi la cosa bella è che possiamo usare i proiettili che abbiamo già. Quindi è veramente fantastica, direi. Iron Cross Bolt. Potremmo usare anche tutti, io me ne prendo tutti i 50. I proiettili di in ferro. Iron Cross Bolt. Quindi tutte, no, io le piglio tranquillamente. Le compro, eccole qui, amici miei. In ferro. Abbiamo speso tutto, però chi se ne frega. 979 dollari rimasti, non so. Allora, potremmo pensare di comprare una flashlight. Mamma mia, il flashlight costa un botto di denaro. Un botto di soldi proprio. Che bello. Gli occhiali, ma no, li troviamo in giro, sai. Allora, questo stronzo poi vende la roba che gli ho venduto io. Ma pensate un po', non me l'aspettavo. Questo non so, ma ce l'abbiamo noi? Già siamo a conoscenza di questo schematic, secondo me. Questo che cos'è? Leggi questo libro per capire come si fa la birra. Può essere 710. Ma io quasi quasi lo compro, ragazzi. Più questa roba qui. I proiettili della pistola. Potrei prenderne un po'. Vediamo quanti ne riesco a prendere. Niente, 90 te li scordi proprio. Allora, no, li facciamo. Ok, quanti ne possiamo comprare? Ne abbiamo 6 proiettili. Arriviamo a 800.
sparato 917, 19 colpi, ragazzi, ma vi rendete conto? Che disastro. Cioè, che disastro. Veramente bestiale. Mi conviene più fare altro, ragazzi, veramente. Cioè, 19 colpi, meglio la balestra. Veramente quanta roba. Però se comprassi l'Iron Forge potrei magari costruire altre cose. Ma allora, questa roba qui è fuori di seno, $9,000. Ah, ecco, proiettili da 9 mm, forse erano altri proiettili. No, la maschera, no, per poco non ce la facciamo, raga. Che peccato. Quanto costa l'elmetto con la luce su daminatore? Guardate questo, è troppo figa. 1700 per poco. Ci verremo, ragazzi. Non possiamo fare tutto. Intanto compriamoci le ricette. Queste sono abbordabili. Le voglio comprare e le voglio leggere. Cose. No, ma che cazzo. Ah, no, aspettate. Calma. L'abbiamo comprato e ora voglio leggerlo. Sì, voglio leggerlo. Cosa imparo? Hop Seed, un nuovo recipiente. Cos'è sto Hop Seed? Hop. Questo ho imparato. Che cazzo è? Sono. Hop flower. Per fare delle. Fare l'albero di Natale. Che cazzo abbiamo comprato? Va bene, ragazzi. Abbiamo fatto macello. Piacere di averti conosciuto, grandissimo Joel. Oh, ma qui posso allungare la mano e rubare? Così non è che mi si incazza. Proviamo. Vediamo se trovo qualcosa. Niente, non c'è niente. Vabbè, che peccato, però. Vabbè, magari in giro ha qualcosa questo tipo. Niente. Niente, ragazzi. Che volete che vi dico? Ci è andata molto bene. Con la balestra sono contentissimo. Voglio subito mettere i proiettili in ferro. Veramente una cosa fighissima. Qui che cosa c'è? Guardate, c'è il tavolo da lavoro, cavolo. Ma pensa te. A saperlo prima. Adesso vabbè, non abbiamo niente da potenziare. Però no, potremmo fare un arco e lo potenziamo. Sì, potremmo fare. Facciamo tre archi. Ok, ne facciamo due, uno tre e lo potenziamo. Almeno va a fangaba, sfruttiamo il coso di questo. Che figata che ci sono anche oggetti. Ok, mettiamolo qui. Un oggetto 260, 263 e il 264. Ok, questo lo prendiamo, va benissimo. Però voglio ancora farlo. 1 e 2, vediamo cosa viene fuori. 282, niente male, direi. Niente male. Bene, molto bene, ragazzi. Molto bene, che figata. Che sono questi cosi qua? Ma cos'è sta roba? Interattivo, il venditore interattivo. Ma cosa cazzo? Rent. Non capisco cos'è sta roba. Dei terminali. Ma cos'è? È un pazzo. Una betoniera qui, ragazzi. Si potrebbe fare. Potremmo sfruttare. Vedi, per fare le stone e le cose. Venire qui. Fanculo e fargli fare le cose di concrete. Che figata. Quindi ci dà veramente una mano questo tipo. Ci dà veramente una mano, ha tanti strumenti, tante cose, belle scoperte, ragazzi, ma direi adesso partiamo per una nuova avventura. Ci dirigiamo ancora verso sud, il 17° giorno, e non vedo l'ora di partire. Ci siamo svuotati, quindi possiamo partire. Sono entusiasta di questo vendor, veramente bello, non mi aspettavo così bello. Ci sono tantissime meccaniche che cambieranno il gioco. Quello di prendere le cose, venire qui, vendere. Puntiamo al fucile a pompa, tante altre cose, la maschera antigas. Bello, veramente. Ciao e grazie di essere stati qui, ragazzi, ciao.